Fratelli e sorelle, carissimi, questa volta vi parlerò di quando la morte ci separa da coloro che amiamo. Vedete, un giorno stavo pregando con mia madre. Devo dire che mia madre è vedova dal 72. Stava dicendo a Dio della sua solitudine, nominava mio padre, parlava del loro amore reciproco e stava mettendo tutto nelle mani di Dio. Io già conoscevo questa preghiera. Ma in quel momento tre parole hanno colpito il mio cuore quando ha menzionato l'onnipresente dolore della separazione. Non potrò mai dimenticare queste tre parole. Sono sicura che se mia madre avesse creduto che la terra fosse il traguardo finale, diciamo la destinazione finale, non sarebbe mai sopravvissuta all'incidente di mio padre. Mio padre, devo dire, morì in un incidente stradale. Lo shock l'avrebbe uccisa, non uccisa fisicamente, forse, ma l'avrebbe uccisa interiormente. Ho visto molte persone che avevano perso una persona amata, specialmente in circostanze traumatiche, che camminavano come, diciamo, zombie, perché qualcosa si era rotto dentro di loro. Allora ho fatto a Dio una domanda. Signore, perché esiste la morte? Perché tutti noi dobbiamo passare attraverso qualcosa di così insopportabile? Perché, Signore? Ma perché così tante lacrime, così tante pene nel cuore e così tanta angoscia? Signore, che tipo di Dio sei tu per permettere così tanta pena? Penso ad esempio ai miei amici Danny e Monica. Loro hanno appena perso un figlio di 13 anni. È morto per un problema al cuore. E recentemente Denis mi ha scritto così: che succede quando un padre vede suo figlio che muore? L'intero mondo crolla, è come un terremoto, non restano altro che polvere e rovine. Tutte le speranze sembrano distrutte. E credetemi, questo è un uomo con una grande fede, non è un miscredente. Penso anche a Benedetta, un'altra amica. Suo marito morì di cancro e lei mi disse: sono andata in pezzi mentre lo dicevo ai bambini. Il mio dolore fu anche fisico. Una parte di me era stata tagliata via. Poi sono caduta in una profonda disperazione. Mi senti incapace di sopravvivere. Ogni cosa mi sembrava fosse finita. Non vedevo altro che tenebre davanti a me. Non avevo più nessuna ragione per vivere. Avevo costruito la vita intera su di lui. Era tutto per me. Lo amavo tantissimo. A livello umano non c'era altro che vuoto e totale crollo. Ma questa donna era una donna di fede. Poi penso anche al mio amico Christian. Era un ragazzo molto brillante. Era veramente gentile, anche molto divertente. Dava gioia a tutti quelli che incontrava. Amava suo fratello profondamente ed erano molto vicini questi due. E poi suo fratello si suicidò. Fu per lui un terribile shock. E così profondo shock che divenne chiuso, depresso e non poté neanche più lavorare. E ora è sotto psicoterapia e, a dire la verità, non sta affatto migliorando. Finisco questa litania con una testimonianza che mi ha colpito profondamente. È la storia di un grande santo, San Bernardo, un dottore della Chiesa, e San Bernardo era molto attaccato al suo fratello Gerardo. Un giorno stava facendo un commento sul Cantico dei Cantici ai suoi monaci. Era sublime. Ciò che diceva era assolutamente sublime, ma a metà del suo commento non fu più capace di trattenersi e si lasciò andare in un pianto dirotto perché suo fratello era appena morto. Come posso andare avanti a nascondere ancora a lungo che il mio povero cuore è devastato? E le mie viscere sono divorate dal fuoco che è nascosto dentro di me. È come se il mio cuore mi fosse stato strappato via, squarciato. Ho nascosto la mia angoscia con un tremendo, diciamo, self-control. Avevo paura che il sentimento vincesse la mia fede, se solo fossi morto con lui. Sopravvivere a lui non significa altro che pena e sofferenza. Scorrete allora lacrime, visto che avete aspettato così tanto tempo per poter scorrere. Che le lacrime si versino fuori in flutti. La mia anima era così vicina alla sua, erano una sola cosa.
non tanto per legami di sangue quanto per l'unione spirituale. Poiché noi eravamo come una sola persona, la stessa spada ha tagliato la mia vita con la sua, portando una metà in paradiso e lasciando l'altra metà impantanata sulla terra. Io sono la metà infelice che è ricaduta nel fango, privata della migliore parte di me. Le mie viscere sono state lacerate e mi viene detto: lui non soffre più. Ma io sto soffrendo a dispetto di me stesso, perché io non sono duro come la roccia o solido come il metallo. Posso sentire il mio dolore e non riesco a allontanare i miei pensieri da ciò. Io detesto la morte per il mio proprio bene e per quelli che amo. L'orribile sofferenza della separazione mostra pienamente quale regalo è l'amore quando l'altro è presente. Fortunatamente, suo fratello Gerardo morì come un santo, cantando l'amore di Dio. Così San Bernardo conclude: in questo modo cantò colui per il quale noi ci affliggiamo, e io confesso che ciò quasi cambia la mia sofferenza in gioia. Ricordando la sua gloria, io dimentico la mia tristezza. Ma vedete che meraviglia, no? Quando io penso alla dipartita di qualcuno che noi amiamo, mi viene in mente una macchina movimento terra. Sapete cosa è? Come un bulldozer o una escavatrice, vedete? È come quei macchinari barbarici che si muovono lentamente, ma sicuro, e che mordono la terra prendendone un pezzo e mettendolo giù da un'altra parte. Quando perdiamo qualcuno, questo è ciò a cui i nostri poveri cuori colpiti assomigliano, no? Ci sentiamo spogliati, feriti nel centro del nostro essere e qualche volta pensiamo che questo macchinario non si fermerà mai, che toglierà via così tanto da noi che non rimarrà più nulla. E è da allora che noi dobbiamo dirci che questo lavoro non è vano, veramente sta liberando un sentiero, costruendo qualcosa e creando un bellissimo paesaggio con laghetti e tutto quanto. Ma, vedete, al momento tutto ciò che noi possiamo provare è una orribile sofferenza. Allora adesso torno indietro alla domanda: Signore, qual è la tua risposta? Ma perché tutto questo? Questa è una domanda che può sembrare a doppio taglio. Vedete, io non sto dicendo: Signore, tu sei il creatore, perché hai creato la morte? Perché ci fai così tanto male? No, questo vorrebbe dire biasimare Dio, ma Dio non è autore della morte. La mia domanda invece è un genuino perché. Perché, Signore, perché la morte? Ma sapete come Dio mi risponde? Egli mi rimanda al mio perché. Sì, potrebbe sembrare assurdo, ma è a me, povera mortale, che Dio stesso chiede perché la morte? Perché? Io ho trovato questa cosa nel primo libro della Bibbia, nella Genesi, quando la morte capitò per la prima volta, quando la morte entrò con violenza nel mondo. Adesso lasciate che vi racconti una storia. Era il tempo di Adamo ed Eva. Essi erano appena venuti fuori dalle mani di Dio, nuovi, puri come la neve candida e molto felici nel giardino dell'Eden. Potevano anche conversare liberamente con Dio e tutto sorrideva loro. La natura, il cielo, la terra, gli animali, tutto il creato. Era un vero paradiso. L'uomo era una creatura di Dio, non Dio ma una creatura che riflette la sua vera immagine, somigliante a lui. La più pura luce che dimora nel cuore dell'uomo veniva in lui dalla sorgente e era Dio. Egli dipendeva da Dio per questo, ma era una dipendenza amata, come quella di un bambino verso un padre meraviglioso. E l'uomo era libero, libero. Vedete, era libero di essere una cosa sola con Dio o no, sì o no, libero. Sarebbe uno strano tipo di amore se l'altro non fosse libero di amare o non amare. Ora qui è dove Dio ha preso un rischio enorme, il rischio di lasciare libero l'uomo. Dio sapeva che la sua creatura non conosceva tutti i misteri e che era anche alquanto fragile. Allora
decise di avvisarlo del pericolo che avrebbe potuto incontrare lungo la strada, così che l'uomo non si sarebbe fatto del male. Veramente, c'era solo un pericolo, solo uno. È la vecchia storia dell'albero della conoscenza. Leggiamo parte del testo adesso. Ecco, il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo e ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Pochi versi dopo sta scritto: il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Vedete, vale la pena notare che in ebraico la parola morte appare due volte in quella frase, quando Dio dice certamente morirai, come se Dio volesse enfatizzare il pericolo che l'uomo avrebbe dovuto affrontare se avesse mangiato quel frutto. In ebraico questo è scritto tamut, la morte, tamut, che potrebbe essere tradotto come tu morirai una morte. Come potremmo dire in italiano, ad esempio, amare con grande amore o desiderare con gran desiderio. Allora, si ripete la stessa parola due volte per rafforzarla. Perché Dio era infinitamente attaccato al suo intimo rapporto affettivo con l'uomo. Egli aveva creato l'uomo immortale. È molto importante vedere che, in principio, l'uomo non era destinato a morire. Non era destinato a morire. Avete notato che non è mai menzionata la morte nell'intera narrazione della creazione, ma il serpente era là. Il serpente che era il nemico di Dio e, per associazione, il nemico dell'uomo del quale era geloso ed era un bugiardo. Fu lui che tentò Eva e poi Adamo a cadere nella trappola. Prima li tentò del dubitare della parola di Dio, che è parola di vita. Essi dubitarono e mangiarono il frutto e immediatamente persero la luce. Si erano distaccati ed erano diventati indipendenti. Si trovarono nudi e si nascosero perché erano spaventati. E per la prima volta la paura entrò nel mondo. Riuscite a immaginare che cosa è successo nel cuore di Dio quando ha trovato i suoi figli che si nascondevano da Lui? Dopo aver sperimentato una così profonda intimità di amore con loro, quanto questo ha ferito il cuore di Dio. Pochi minuti prima stava piacevolmente conversando con i suoi amati figli, e lo avrebbe sempre fatto, e tutto d'un tratto egli si trova in compagnia di esseri ciechi che si vergognano, terrificati. Si trova in compagnia di persone destinate a morire. Che terribile prova per Dio! Un minuto prima stava parlando con degli esseri viventi, pieni di vita, e il minuto dopo si trova faccia a faccia con condannati a morte. A tal proposito, non posso fare a meno di pensare a una madre. La sua tragica storia mi ha toccato profondamente. Suo figlio cercò di uccidersi, ma fu salvato in tempo. La sua vita fu salvata in ospedale con una trasfusione di sangue, ma il sangue usato nella trasfusione conteneva il virus dell'AIDS e questo fu ciò che la madre dovette dirgli il giorno seguente. Io credo che il cuore di Dio deve essersi sentito come il cuore di quella donna. Tu dovrai morire una morte. Nessuno di noi mai comprenderà la profondità della pena di Dio nel preciso momento in cui l'uomo ha commesso il peccato. Il peccato che l'avrebbe portato alla morte. Chi mai capirà la buia notte di Dio, quando il suo amore è stato rifiutato e calpestato, quando l'uomo fugge dal suo amore? Poi Dio gridò: Adamo, dove sei? Non sentite questo grido di Dio attraverso la storia dell'essere umano? Questo grido: figlio mio, ma dove sei? È come una madre di fronte alla morte del figlio, come una vedova di fronte alla morte del marito. Lo stesso grido, la stessa disperazione. Dove sei? Ti voglio, non posso vivere senza di te. Sto morendo perché ti hanno portato via da me.
Sempre la stessa reazione, sempre la stessa domanda. Dove sei? Ecco perché vi ho detto prima che è Dio stesso che ci fa questa domanda e ci dice lui. Ti avevo avvertito teneramente e chiaramente dove sta il pericolo e tu gli sei andato dritto incontro. Perché? Ma perché? Ah, dice il Signore nel Psalmo, se solo Israele mi ascoltasse, se solo il mio popolo mi ascoltasse. Io confesso che non posso leggere questo passo della Bibbia senza piangere, perché è ovvio che in tutto questo, in tutta la storia dell'umanità, Dio fu il primo a soffrire per la morte di una persona amata. Pensateci, fu il primo lui e il più profondamente ferito. E lì fu così ferito che semplicemente non poté sopportarlo. Fu impossibile per lui arrivare ad accettare la morte dell'uomo, uomo che era il più splendido gioiello dell'intera sua creazione, fatto a sua immagine. Tutti sappiamo che Dio è eterno in essenza, che Egli è vita, la vita stessa. Bene, adesso forse sto per dire qualcosa di assolutamente strano per voi, ma io credo veramente che Dio non potesse vivere senza l'uomo, perché lo amava troppo. Comunque, conoscete bene il resto della storia, essendo Dio, Egli sapeva ogni cosa e aveva già preparato la cura anche prima dell'inizio della malattia. E così, vediamo nel Eden, prima della caduta, c'era un albero piantato nel suo centro, era l'albero della vita. Questo albero rappresenta la croce di Gesù, con fiumi di vita che scorrono da esso, attraverso il quale il serpente è vinto. La morte sarà vinta. Sapete, gli ebrei spesso dicono che tre cose esistavano prima che il mondo fosse creato. Avete lo Shabbat, la Torah e il Messia. Io non so se questo è l'ordine giusto, ma comunque il Messia era già là quando questo dramma si stava compiendo nel Eden. E il Messia disse al suo padre, «Eccomi, mandami per salvarli». Così Dio decise che avrebbe riscattato Adamo dalla mortalità, creando la risurrezione dalla morte attraverso suo figlio Gesù. E per vincere la morte sul suo stesso terreno, Gesù il figlio, il Messia, dovette essere condannato lui stesso a morte e alla morte sulla croce. Questa stessa croce che è ora il nostro vero albero della vita e nostra gloria. Questa croce dalla quale la vita fluisce veramente, dove noi veniamo a distinguere la nostra sete. Questa croce che ha vinto la morte, dice Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Adesso pensate che io stia dipingendo un quadro troppo ottimista di ciò che accadde o che è troppo bello per essere vero? Bene, vi citerò allora un testo del Concilio Vaticano II. Ecco la citazione. È proprio attraverso un'ispirazione del suo cuore che l'uomo rifiuta e rigetta questa totale rovina e questa definitiva disintegrazione della sua persona. Il seme di eternità che egli porta dentro di sé, che va oltre la carne, si rivolta contro la morte. La Chiesa, istruita dalla rivelazione divina, afferma che Dio creò l'uomo in vista di una fine benedetta, oltre le miserie del tempo presente. La fede cristiana ci insegna che questa morte corporea un giorno sarà vinta, quando la salvezza che fu persa a causa della colpa dell'uomo gli sarà restituita dal suo onnipotente e misericordioso Salvatore. Dio ha chiamato e sta chiamando l'uomo ad attaccarsi a lui con tutto il suo essere, nella comunione eterna di una vita immutabile. Questa vittoria è stata vinta da Cristo quando è risorto da morte, liberando l'uomo attraverso la sua stessa morte. Perciò la fede può rispondere alle domande ansiose dell'uomo circa il suo futuro. Ci dà allo stesso tempo la possibilità di comunione in Cristo con i nostri cari che sono già morti, dandoci la speranza della vita vera che essi hanno trovata in Dio. Ecco, ciò che vi sto seriamente chiedendo è di non accusare Dio di avere inventato la morte. È chiaro nel libro della Sapienza, ecco, Dio non ha creato la morte. Questo è ciò che vi è scritto. Noi ci possiamo rivoltare contro la morte, ma non permettiamoci di accusare Dio. No,
Il prezzo del peccato, dice San Paolo, è la morte. Per quanto riguarda Dio, egli creò solo la vita e vita per solo amore. Dio non è l'autore del male. Cosa è il male in assoluto? Il peccato è il rifiuto dell'amore. Forse la morte è il male minore? È l'unica via d'uscita per Adamo. Dopo la sua caduta, Adamo che fu riempito di tenebra e facile la caduta. Perché l'opera di Dio era talmente intensa che la loro principale preoccupazione era altrove. Quando si dà un po' del proprio corpo, è il segno che ci si è veramente dati a Dio. Il digiuno crea, in un certo senso, un vuoto. Crea uno spazio nella nostra anima, nel nostro corpo, anche nel nostro cuore. Vedete, quando non siamo occupati a mangiare, c'è questo spazio che si libera, e che Dio occuperà come mai prima d'ora. È allora un nuovo terreno nella nostra vita che Dio potrà occupare. È per questo che quelli che digiunano hanno una sensibilità e una finezza spirituali speciali. Sono molto più ispirati di quelli che non digiunano. Conosco una madre di famiglia messicana, un'amica, che digiunava, ma poi ha smesso per un anno. In seguito ha ripreso, ma ha poi raccontato a me che nel periodo in cui aveva cessato di digiunare, in qualche modo aveva perduto il contatto con i suoi bambini che erano molto piccoli. Quando spiegava loro la vita o parlava a loro o li introduceva alle realtà del mondo. Ma quando ha ripreso a digiunare, ha constatato che era ispirata e le cose le venivano spontaneamente. Sentiva lei che lo Spirito Santo passava attraverso di lei e che il bambino ascoltava con il cuore. Lei trovava la parola giusta per aiutare i bambini. Questo è veramente un bel esempio di questo nuovo spazio che lo Spirito Santo occupa in noi attraverso il digiuno. È come un'abitazione, diciamo, un'abitazione supplementare della Trinità che permettiamo a Dio di occupare in noi. Vedete, il digiuno è una preparazione alle grandi opere di Dio e al compimento della sua volontà per noi e per il mondo. Ho avuto la grande grazia di incontrare un santo prete francescane che abitava presso Medjugorje a Shiroki Brijeg. Per dire, ai suoi funerali sono venute migliaia di persone, perché non aveva soltanto un dono di guarigione, ma anche quello di leggere nelle anime. Così lui ha guarito molti bambini e tutta la Bosnia-Herzegovina e la Croazia venivano a visitarlo per essere benedetti da lui. Egli non sprecava tempo a cercare di trovare il problema. Era un po' brusco, un po' così brusco. Se qualcuno aveva un problema, lo benediceva ed era tutto lì. Dormiva lui sul pavimento e digiunava tantissimo. E lui con la sua ascesi d'amore otteneva tante cose dal Signore. Per questo era diventato molto famoso, malgrado il suo aspetto un po' rustico, diciamo. Una mia amica croata di Medjugorje, Ivica si chiama, mi ha un giorno raccontato il seguente episodio che le era stato raccontato da sua nonna, amica d'infanzia di questo monaco. Un giorno il Signore Gesù ha parlato a questo umile monaco e gli ha detto: «Zdenko, accetteresti di digiunare a pane e acqua per 7 anni?» E gli ha detto di sì. E questo di fatto non cambiava molto le sue abitudini, perché già stava speso a pane e acqua. Allora così lui ha digiunato per 7 anni. L'ultimo giorno del 7° anno, Gesù gli ha parlato ancora: «Zdenko, accetteresti di aggiungere un 8° anno al tuo digiuno?» E lui ancora una volta ha detto di sì. Ed ecco che l'ultimo giorno dell'8° anno era proprio il 24 giugno del 81, capite? Data della prima apparizione a Medjugorje. A superare questa sofferenza, gli uomini hanno inventato l'amore a buon mercato, ma
Questo non è affatto la risposta, proprio per niente. Un altro ricordo dell'Eden che ci portiamo dietro come un'intuizione profonda è quello della vita, vita senza fine. Dio ci ha creato immortali e noi possiamo vedere che dopo migliaia di anni noi siamo ancora scandalizzati dell'esistenza della morte. E questo è naturale. Non dobbiamo aver paura di proclamare che siamo immortali, perché è vero. Chiunque ami la vita non può accettare che un giorno non ci sarà più nulla, come se non fosse mai esistito. È impossibile. La vita umana è troppo preziosa per essere dimenticata, spazzata via all'improvviso come la vita di un insetto o di un animale. Pensate per esempio a qualcuno che sta guardando un bambino. Istintivamente è portato a credere che quella vita sia troppo bella per essere il risultato del caso e di un futuro cadavere e che poi sia tutto finito. Mi ricordo un bambino, era il piccolo Marco, aveva lui circa 6 anni e tempestava sempre e continuamente sua madre di domande. Un giorno le chiese: «Mamma, dove stavo io prima di nascere?» E lei gli rispose: «Ma nella mia pancia, tesoro!» «Sì, lo so, ma dove ero prima di essere nella tua pancia?» Sua madre rimane in silenzio. «Ma mamma, mamma, dimmi, dove ero?» «Bene, tesoro, eri nei pensieri di Dio. Avresti dovuto vedere gli occhi del bambino!» Si riempirono di luce a questa risposta. Comincio a saltare tutto intorno e poi uscì a giocare ancora. Era impazzito di gioia, aveva trovato le sue radici. I genitori hanno la responsabilità di formare i cuori dei loro bambini, anche quando sono non credenti. Sanno per intuito come dare loro ciò che è giusto per loro. Chi di noi oserebbe dire ad un bimbo di 6 o 7 anni che ha perso sua madre: «Ecco, tua madre è morta, lei ora non è da nessuna parte e non esiste più, non potrà più amarti e non la vedrà mai più». Se dicessimo questo ad un bambino, cosa succederebbe? Bene, noi uccideremmo il cuore di quel bambino. Rimanerebbe traumatizzato per tutta la vita. Noi sappiamo molto bene che è insopportabile e inaccettabile questo. I profeti del nichilismo erano profeti soprattutto nei loro libri. Prendiamo ad esempio Jean-Paul Sartre. Egli non ha mai avuto un figlio e forse a me piace pensare che se avesse avuto un figlio che avrebbe amato con tutto il suo cuore, egli non sarebbe mai stato capace di indottrinarlo con quello che scriveva nel suo libro. E forse l'esistenzialismo ateo e i suoi veleni, tutti i veleni, avrebbero potuto essere vinti, fermati, schiacciati da un piccolino di 5 o 6 anni, pieno di vita e di gioia di vivere. A dire la verità, ci sono domande che vengono fatte dai bambini che tu non puoi eludere. Parlando di questa essenziale intuizione circa la vita eterna, mi accade una cosa che non potrò mai dimenticare. Uno dei nostri amici, John, ebbe un cancro. Un'altra amica, Anna Maria, era molto vicina a lui. Anna Maria era totalmente atea, mentre John era un cristiano, un credente. Naturalmente lei era molto arrabbiata di vederlo declinare. Lo aveva conosciuto pieno di vita, con un meraviglioso senso dell'umorismo, brillante, intelligente e così via. Poi arrivò il giorno della sua morte. Quella sera, mi ricordo, lei venne a trovarmi distrutta e disse: «Sai, Emmanuel, quando l'ho visto andarsene, mi sono detta che non era possibile per uno spirito come il suo semplicemente estinguersi, sparire in niente. E io credo che John è vivo. Io so che è vivo, ne sono sicura». Bene, sembra una cosa pazza da dire, ma ora io credo in Dio. Sì, io credo, non posso dire niente di meno, io credo. E devo dire che Anna Maria veramente comincia a credere da quel momento e per anni ha divorato la parola di Dio dalla prima pagina all'ultima. Ha bevuto lei alla sorgente di cui era stata assetata per tanto tempo. Così dimostra che noi abbiamo ragione in queste profonde intuizioni
che qualche volta ci sopraffanno, rivelando le nostre aspirazioni più profonde. Veramente, è solo di questo ultimo secolo che il dubbio sull'esistenza di una vita dopo la morte ha cominciato a diventare un luogo comune. E prima di questo tutte le genti di tutti i tempi credevano che l'uomo vivesse dopo la morte. Ma ai nostri tempi abbiamo veramente bisogno di una guarigione. Per scherzo, si trattava di liberarci dal male e dall'inferno proprio. Non sta neppure scherzando quando ci invia la Madonna, la sua madre, da tanti anni a Medjugorje, per avvertirci che è tempo di convertirci. Perché il male c'è, davvero, c'è. Perché abbiamo veramente un nemico. Perché c'è davvero un sadico assassino che ci minaccia. C'è una ragione se Maria ci dice: cari figli, Satana spia ciascuno di voi. Vi vuole trascinare sul cammino del peccato e della morte. Lei ha le sue ragioni per avvisarci. Oggi lo sapete che il numero di suicidi in Italia è più alto che mai. Perfino le guerre, il cancro e gli incidenti di strada uccidono meno del suicido. E allora, attraverso il digiuno e la preghiera, abbiamo modo di essere protetti. Pregate più che potete, ci dice la Madonna in 82, e digiunate, perseverate nella preghiera e nei sacrifici, ed io vi proteggerò ed esaudirò le vostre preghiere. Lo vede bene che abbiamo bisogno di essere protetti. Essa ci dice: cari figli, con il vostro aiuto posso fare tutto. Quando preghiamo la Madonna, ci ricordiamo che lei può tutto, certamente con la potenza di Dio in lei. Spesso ci comportiamo come persone il cui Dio non è potente, non è veramente in grado di aiutarci. Quando lei ci dice: posso fare tutto con il vostro aiuto, immaginate quello che ciò significa. A Medjugorje, Maria ci invita a dare a Dio tutto il male che si è accumulato in noi perché possa purificarci da tutti i peccati del nostro passato. Questo è da dicembre dell'86. E soltanto in questo modo, cari figli, dice lei, voi potrete riconoscere tutto il male che è in voi e darlo al Signore perché possa purificare interamente i vostri cuori. Per questo, pregate senza sosta e preparate i vostri cuori con il sacrificio e il digiuno. Da quando abbiamo avuto l'età della ragione, abbiamo fatto dei peccati e li abbiamo accumulati. Dopo averli confessati, ne portiamo comunque le conseguenze. La Madonna ci dice che con la sua preghiera ci aiuterà a liberarci dalle conseguenze dei nostri peccati passati. Noi dobbiamo dare a Dio questo male passato. Essa ci chiede di preparare i nostri cuori. Il digiuno serve a preparare i nostri cuori perché essa possa guarirci dalle conseguenze dei nostri peccati. È veramente lei una mamma. Quando un bambino cade e si fa molto male, sua mamma lo curerà per liberarlo dalle conseguenze della sua caduta. Davvero non c'è che il sangue di Cristo che ci lava dal peccato, ma è la madre che ripara i guasti. Con il digiuno noi invitiamo Maria a farlo. Tutto funzionerà più in fretta. Il maligno è furioso per tutto questo. Il maligno è furioso per tutto questo. Si è fatto opposto a Dio e Satana è scacciato dal nostro digiuno. Dio ci libera dal male passato, la Madonna ci guarisce e ci rende bellissimi. Satana è proprio furioso. Maria ha avvisato il gruppo di preghiera nelle 83 così. Siate prudenti, perché Satana tenta tutti quelli che hanno preso la decisione di consacrarsi a Dio. Suggerirà loro che pregano troppo, che digiunano troppo, che devono essere come gli altri giovani e andare a caccia di piaceri. Che non lo ascoltino e non li obbediscano. Quando saranno più saldi nella fede, il demonio non potrà più sedurli. Così ha detto la Madonna. Allora in questo campo bisogna essere
consapevoli. La Madonna ci rimprovera spesso di non essere coscienti. Che cosa farà Satana quando avremo deciso di digiunare? Ci suggerirà: digiunare 2 giorni alla settimana? Ma stai esagerando! Ti squalificherai rispetto agli altri. E guarda un po' in questi giorni, hai un aspetto sofferente, sei pallido e magro. Devi piuttosto prendere una vita quel giorno. Una bistecca, anche se è mercoledì, ti farà bene. Dio non ha mai preteso che si fosse deboli, e se tu digiuni, ti indebolirai. Fai come gli altri, vedi bene che non se la prendono così. Approfitta della vita e mangia quello che vuoi, approfitta. Ma Gesù ha mai detto anche una sola volta nel Vangelo, fate come tutti? Mai. No, la vita cristiana non è di fare come tutti, ma di fare come Gesù. E essere il discepolo che segue il Maestro dovunque lui vada e che agisce come lui. Quando si sente una tentazione del tipo, fai come tutti gli altri, si può stare sicuri da chi viene quella tentazione. C'è un bel modo di mettersi nelle mani di Satana, è proprio di fare come tutti, perché così fa anche il mondo. Quando Satana ci tenta, non facciamo la stupidaggine di rispondergli. Se lui ci dice, dovresti mangiare, guarda come sei pallido, tutti mangiano. Non bisogna rispondergli, voglio digiunare, guarda come sei brutto, togliti di mezzo. No, non fate mai questo. Non dovete mai dialogare con Satana. Se ci disturba, bisogna rivolgersi a Dio. Signore, c'è l'altro che mi disturba. Fai qualche cosa. Perché sapete, Satana è più furbo di noi. E se lui riesce a trascinarsi in un dialogo, ci intrappolerà. È così che Eva si è fatta intrappolare. Ma se invece di dialogare con Satana avesse detto a Dio, Signore, c'è un serpente che sta dicendomi il contrario di quello che mi hai detto. Che devo fare? Sicuramente non avrebbe mangiato la mela. Che cosa rende efficace il nostro digiuno? Quando è fatto col cuore. Spesso il mercoledì e il venerdì mattina si ha la tentazione di non essere troppo soddisfatti e di brontolare. Ma entrando nel spirito del digiuno, quest'amore del pane di vita, quest'amore di Gesù messo al centro, si riesce a digiunare con il cuore perché si ama Gesù. Nell'84 la Madonna ci diceva, cari figli, vi invito a digiunare con il cuore, con amore. Prego la parrocchia di digiunare in ringraziamento perché Dio mi ha permesso di rimanere così a lungo in mezzo a voi. Cari figli, pregate e digiunate con il cuore. Che il digiuno sia un ringraziamento per la presenza di Maria e dell'Eucaristia. Noi tutti desideriamo vivere in pieno quella vocazione che Dio ha messo nel nostro cuore, nella nostra vita, quando siamo stati creati. Vorremmo che tutto sia compiuto nel giorno della nostra morte. Vorremmo sentire il Signore dire, «Ah, sono proprio contento, perché tutto quello che avevo previsto per te mi hai permesso di realizzarlo in te». Nel 85 la Madonna ci ha detto, «Cari figli, vivete soprattutto il digiuno perché attraverso di esso potrete darmi la gioia di vedere realizzarsi tutto il piano che Dio ha previsto qui a Medjugorje». Allora, quando lei parla del piano di Medjugorje, parla anche del piano per ciascuna delle nostre vite. Attraverso il digiuno, noi permettiamo a Dio di realizzare pienamente il progetto che ha su di noi, sulla nostra famiglia, sulla nostra città, il nostro paese. Permettiamo a Dio di completare fino in fondo il suo progetto. Quando ci ha creati, ha sperato in noi. Quando preghiamo, speriamo sempre che Dio risponda alle nostre preghiere, certo. Ma per Dio è lo stesso. Guardandoci, Lui spera che tutto quello che ha disposto in germe, in fondo al nostro cuore, lo faremo germogliare e che fino alla morte possiamo essere come un fiore che si apre alla sua grazia. Viviamo in pieno il potenziale che ha messo Lui in noi. È un potenziale di santità.
Attraverso il digiuno abbiamo il modo di andare fino al fondo al progetto. E adesso fate bene attenzione, questo vi piacerà molto. Vi augurate che Dio esaudisca tutte le vostre preghiere? Ecco il messaggio che vi aprirà dei nuovi orizzonti. E il Padre vive in lui, così, quando egli si commuove, è l'amore del Padre che lo tocca. Gesù si ricorda dei pianti del Padre quando Adamo peccò e incontrò la divisione e la morte. Queste sono le stesse lacrime che sono rimaste nel cuore del Padre dalla caduta. Le stesse lacrime che Gesù sente nel profondo del suo cuore in quel momento, ed egli ne è sopraffatto. Inoltre, e questo è incredibile, egli disse di Lazzaro la stessa cosa che suo padre chiese di Adamo: dove l'avete posto? Come, dove è? Ma dove è? È lo stesso grido di Dio che cerca l'uomo condannato a morire. Dio che vuole trovare il suo amato a tutti i costi, accoglierlo tra le sue braccia e coprirlo di baci. E Gesù ricorda le lacrime di suo padre nel Eden. Questo anche perché egli vede Maria di Betania come lui. Cosa è un sacrificio? E faccio loro chiudere i piccoli occhi perché cerchino quali sacrifici potranno offrire che la Madonna verrà a cercare la sera. Perché lei viene con il suo grande cesto e fa il giro dalle case per raccogliere i sacrifici. Allora loro chiudono con forza gli occhietti, si concentrano nella preghiera e poi dicono il sacrificio che hanno trovato. È incredibile quanto i bambini sanno prendere, come sono generosi. Non si tratta di fare digiunare i bambini a pane e acqua 2 giorni alla settimana, certo, ma quando vedranno i loro genitori digiunare, diranno loro: «E io, papà, anch'io vorrei fare un sacrificio!» E rinunceranno a una caramella, a un gelato, e non prenderanno il loro dolce preferito. Si staccheranno dalla televisione. Bisogna anche diffidare dai bambini. A volte sono furbi. Mio nipote di 6 anni, Francesco, aveva scoperto un bel trucco. Una sera arriva lui a tavola e dopo la benedizione dice al suo padre: «Papà, oggi digiuno!» E il suo mio fratello, suo padre, gli ha risposto: «Caro, come digiuno oggi offrirai il sacrificio di mangiare il piatto che non ti piace troppo!» Vedete, bisogna saper dosare con i bambini, ma sono anche molto generosi. Diranno una sola parola importante invece di 10, ma capiscono molto bene lo sforzo da fare. Bene, la Madonna Olso ha parlato delle leggi naturali e ha detto: attraverso il digiuno e la preghiera potete fermare le guerre e sospendere le leggi naturali. Non si fa abbastanza attenzione a questo messaggio. Il digiuno e la preghiera possono sospendere le leggi naturali. Vuol dire che le disgrazie che possono capitare, le valanghe, terremoti, frane, tutto questo, possono essere aboliti se qualcuno digiuna in un villaggio, per esempio. Ho l'esempio di una persona che si è confidata con me. Aveva avuto una vita di peccato particolarmente intensa, diciamo. Era infermiera in un ospedale e in questo ospedale c'era un medico che pregava e digiunava molto per lei. E lei l'ha saputo dopo. Fece un tentativo di suicidio e poiché era infermiera ha saputo dosare il veleno per essere proprio sicura di farcela. Ingoiò la dose, ma l'indomani mattina si risvegliò fresca come una rosa, senza alcun sintomo. Dopo tutto quello che aveva assorbito, non era questo proprio una cosa normale. Ma questo le ha dato un shock e ha passato la giornata a dire: «Qualcuno non vuole che io muoia. Dio?» È questo shock che l'ha portata a aprirsi alla fede in poche settimane. Quando è venuta alla fede, il medico che pregava e digiunava per lei da tanto tempo poté parlare e lei ha capito subito. Il digiuno del medico aveva impedito alle leggi naturali e chimiche anche delle medicine
di fare effetto nel suo organismo. Questo è uno dei tanti esempi. In tutte le scuole ci sono degli estintori, nel caso in cui scoppiasse un incendio. In tutte le famiglie c'è dell'aspirina nel caso che si avesse mal di testa. Adesso, il digiuno è proprio l'estintore, è proprio l'aspirina, che lotteranno contro il male che è in noi, nella nostra famiglia, nella società e nella Chiesa. Parliamo adesso dei guaritori. Ho già spiegato che il digiuno otteneva molte più guarigioni di quanto si credesse e che, invece di correre dietro a decine di medici, si farebbe meglio a digiunare e a pregare. Ma attenzione, molte persone oggi vanno a vedere i guaritori. Bisogna sapere che questi guaritori hanno ricevuto il loro dono un bel giorno, ma non si sa troppo bene da dove viene questo dono. Nella mia comunità delle Beatitudini ci si occupa spesso di riparare i danni di queste guarigioni fatte da guaritori. Quando le persone vanno dal guaritore, se hanno male al ginocchio sinistro, può darsi che il loro ginocchio viene a supplicare ogni anima di entrare nella gloria che ha preparato per essa fin dall'inizio, passando attraverso la sua misericordia. E questo ultimo dialogo tra l'anima e il suo Dio rimane naturalmente il segreto del Re, ma sicuramente Dio appare all'anima in tutto il suo splendore e con la bellezza della sua tenerezza. Mi ricordo un passaggio straordinario nel diario di Suor Faustina, riguardo al tempo in cui il Signore viene e raccoglie l'anima. Ascoltate, è il numero 1698. Assisto spesso anime di agonizzanti ed ottengo loro la fiducia nella divina misericordia ed imploro da Dio la magnanimità della grazia divina che vince sempre. La misericordia di Dio talvolta raggiunge il peccatore all'ultimo momento, in modo singolare e misterioso. All'esterno, a noi sembra che tutto sia perduto, ma non è così. L'anima, illuminata dal raggio di una vigorosa ultima grazia divina, si rivolge a Dio all'ultimo momento con un tale impeto d'amore che in un attimo ottiene da Dio il perdono delle colpe e delle pene. All'esterno però non ci dà alcun segno né di pentimento né di contrizione, perché essi non reagiscono più alle cose esterne. Oh, quanto imperscrutabile è la divina misericordia! Ma orrore! Ci sono anche delle anime che respingono volontariamente e consapevolmente tale grazia, e la disprezzano, sia pure durante l'agonia. Dio misericordioso dà all'anima un lucido momento interiore in cui, se l'anima vuole, ha la possibilità di tornare a Dio. Però, talvolta nelle anime c'è un'ostinazione così grande che scelgono consapevolmente l'inferno, rendendo vane tutte le preghiere che altre anime innalzano per loro a Dio e gli stessi sforzi di Dio. Noi possiamo dire che Dio visita ogni persona almeno una volta nel corso della vita, e spesso ciò avviene che questa sceglie tra amore e non amore durante questa morte apparente. E noi possiamo fare molto per coloro che ci lasciano. Attraverso la preghiera noi possiamo ottenere la grazia per tutti, per farli gettare in quel momento nelle braccia aperte di Dio. E indovinate, questa preghiera può anche essere fatta retrospettivamente, dopo i funerali e perfino molti anni dopo, perché Dio ascolta le nostre preghiere per l'eternità. Egli non è attaccato ai limiti di tempo. E qualche volta Egli risponde prima che si sia pregato nel tempo. Questa può essere una grande consolazione per le persone che hanno perso una persona cara e non erano presenti al momento della morte, e per coloro che non erano in grado di pregare al capezzale.
Ma non è mai troppo tardi per pregare. Va bene fare celebrare messe per il defunto, ma è meglio ancora essere presenti. La messa rappresenta davvero l'intera Chiesa unita in Cristo e spinge l'anima nelle braccia del Padre. E tutto ciò è magnifico. Va bene, cerchiamo adesso di essere precisi. Io credo che ci siano tre tipi di morte che sono particolarmente dolorose per coloro che rimangono. E vorrei soffermarmi su questi tre casi in particolare. Maria Santissima è dovuta passare attraverso questi tre tipi di lutti. Da prima, il dolore dei genitori che hanno perso il figlio. Questo deve essere uno dei più incomprensibili e intollerabili lutti per la nostra sensibilità. Vi leggo adesso un testo bellissimo a questo proposito, ma vi dirò più tardi solo chi è l'autore, che riguarda la madre e suo figlio Gesù. Ella sa istintivamente che Cristo è sia suo figlio, proprio il suo figliolino, e che egli sia Dio. Lo guarda e pensa, questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne. Egli viene da me, ha i miei occhi, e la forma della sua bocca è la forma della mia, mi somiglia. È Dio e mi assomiglia. Nessun'altra donna ha avuto il suo Dio per sé in questo modo. Un minuscolo Dio da tenere tra le braccia e coprire di baci. Un piccolo Dio caldo che sorride e respira. Un Dio che si può toccare e che ride. E allora più avanti nel testo vediamo. Ma nessun bambino è mai stato più crudelmente e ripentinamente strappato dalla sua madre, perché egli è Dio e va oltre ciò che lei può immaginare. Volevo leggervi questo testo perché è così bello che lo potete facilmente attribuire a San Bernardo o a Sant'Efrem il Siro, ma no, non ha fatto. Forse non mi crederete, ma questo testo è stato scritto da Jean-Paul Sartre nel 1940, al tempo della sua prigionia in Germania, quando divideva la sua cella con diversi preti. Per quelli che non lo conoscono, Jean-Paul Sartre era un filosofo, uno scrittore che era una sorta di leader dell'ateismo esistenzialista, che condizionò molte persone attraverso i suoi libri e spinse molte persone al suicidio. Allora, essendo in prigionia, egli aveva stretto una grande amicizia con questi preti e trascorreva ore ed ore a parlare con loro. E poiché si avvicinava il Natale, questi sacerdoti gli chiesero di aiutarli ad animare la veglia di Natale. E Jean-Paul Sartre si trovò volentieri coinvolto in questo. Egli era stato immerso nella cultura cristiana, ma non ne aveva abbracciato la fede. E questo brano mi sembra la storia di un uomo che avrebbe potuto dire a se stesso, se solo fosse vero, non sarebbe meraviglioso? E così immaginiamo Jean-Paul Sartre, nelle sue ultime ore di vita, che scopre che questa bellezza agoniata è ancora più meravigliosa che nella sua storia. Sì, un minuscolo Dio da tenere tra le nostre braccia e coprire di baci, un piccolo Dio caldo, che sorride e respira, un Dio che possiamo toccare e che ride. Che tenerezza da parte di un uomo che trova che la vita sia una nausea. E da questo possiamo farci una pallida idea di quanto abbia sofferto Maria nel vedere suo figlio morire sulla croce. Allora mi piacerebbe dire a tutte le mamme e i papà che hanno perso un figlio, gettatevi nelle braccia di Maria, ella è la madre di Dio, ed ecco lei che ora stringe il vostro piccolino tra le braccia, e dentro il suo cuore, che è più grande dell'universo, potete piangere tutte le vostre lacrime, vi farà immergere nella sua dolcezza. Maria conosce meglio di chiunque altro cosa significhi la morte di un figlio, e vi offre il balsamo della sua tenerezza. Vi posso promettere ciò nel suo nome. Con Maria le nostre sofferenze vengono portate via e non ci distruggono. Ho avuto un'altra conferma di questo attraverso il racconto di una giovane donna cattolica
che ha perso suo figlio in circostanze molto tragiche. Ecco ciò che mi ha scritto. Non potevo più andare a messa. Non sopportavo di sentir parlare di sacrificio. Il sangue dell'agnello di Dio, l'ostia, tutto ciò mi faceva star male. La sola cosa che avrebbe potuto aiutarmi mi era divenuta intollerabile. Associavo tutto ciò con mio figlio immerso nel suo stesso sangue. Non sopportavo di pensare a Gesù sulla croce. Ero esasperata con Dio, specialmente con Dio Padre. Lo ritenevo responsabile. Perché aveva permesso che ciò accadesse? Ero impazzita dal dolore. Dio mi appariva crudele. Gridavo a Lui, ma non ricevetti niente, non un momento di consolazione. Volevo gridare, uccidermi, per essere con il mio bambino, carne della mia carne. Poi presi da parte Dio. Non può essere vero, Signore, tu non sei un torturatore. Vieni e provami il tuo amore, altrimenti non sarò capace di continuare a vivere. Il giorno seguente veniva proiettato il film Gesù di Nazareth di Zeffirelli e io rimasi fino alla fine. Nel momento chiedere la grazia del digiuno la sera della vigilia. Per 7 anni, anche a Medjugorje, io non ho potuto digiunare, semplicemente perché avevo avuto alcune malattie da giovane. Facevo dunque parte del club dei deboli. A Medjugorje eravamo nella mia comunità in 2 su 15 in questa situazione e nei giorni in cui gli altri digiunavano noi mangiavamo. Questo non mi piaceva affatto, ma avevo un bel dire a Maria: fai qualcosa. Non serviva a niente. Un giorno l'ho presa dal lato sentimentale e le ho detto: cara Gospa, tu mi fai viaggiare del mondo intero per annunciare i tuoi messaggi, ma noterai che sull'argomento digiuno io passo sopra velocemente in confronto agli altri. Non voglio fare l'ipocrita, perché non digiuno io, non farò grandi discorsi su questo argomento e non parlerò di quello che non conosco. Allora, se vuoi che parli bene del digiuno, non hai che darmi la grazia. Invidiavo gli altri e perché lei parla costantemente dei buoni frutti del digiuno, le ho detto: non vuoi che anch'io abbia di quei buoni frutti? Poco dopo ho incontrato un amico messicano che aveva avuto una potente conversione a Medjugorje e aveva creato un gran apostolato di diffusione dei messaggi attraverso la televisione in Messico. Mentre scambiavo con lui delle idee sul modo di vivere l'apostolato, gli ho chiesto: quando ti manca questo o quello, che cosa fai? Mi ha risposto: tutto quello che ti serve, tutto quello che chiederai a Maria per il tuo apostolato, che siano soldi, la salute, che siano cose materiali o spirituali, che sia per te o per gli altri, lei te li darà se tu fai tutto quello che lei dice. Ecco un se che mi ha cambiato tutta la vita. Ho subito sentito in me il punto dolente del digiuno e allora mi sono rivolta alla Madonna e gli ho detto: da domani farò tutto quello che tu dici. È proprio come se questa osservazione del messicano avesse fatto scoppiare tutto. Ho dichiarato a Maria: domani digiunerò a pane ed acqua. Per favore, fammi la grazia. Tu sai che non sono la regina del coraggio, quindi ti chiedo questo segno, che per tutta la giornata di domani, era un venerdì, io non abbia assolutamente fame e nemmeno voglia di mangiare. E lei l'ha fatto. Ho digiunato tutta la giornata e la sera ero in piena forma. È così che ho ricevuto la grazia del digiuno. Bisogna chiederla con fervore. Adesso parliamo dei ammalati. La Madonna afferma che gli ammalati non sono obbligati a digiunare, mentre le persone in buona salute sono tutte invitate al digiuno. Ai malati chiede di offrire le sofferenze e di fare altre rinunce, per esempio la televisione, la sigaretta, l'alcol, eccetera. La Madonna ha detto:
sarei ancora più contenta se voi rinunciate al peccato. Per esempio, avete l'abitudine di guardare riviste pornografiche? Cominciate a rinunciarvi il mercoledì e il venerdì, poi sarà per tutta la settimana, perché bisogna rinunciare al peccato. Se picchiate vostra moglie, fate questa rinuncia di non batterla più in quei 2 giorni. Quando si ha una cattiva abitudine, cominciamo rinunciandoci in quei giorni e a poco il peccato ci lascerà. La Santa Vergine ci dice: cari figli, vi chiedo innanzitutto di rinunciare al peccato che è in voi. Ma dice anche: cari figli, il miglior digiuno è quello a pane e acqua. Che gli ammalati non digiunino è normale. Ma bisogna anche sapere che il digiuno guarisce anche certe malattie. Non si tratta evidentemente di abbandonare di colpo le cure mediche o di buttare via da un giorno all'altro le medicine. È pericoloso. Vedete con il vostro medico in che modo vivere il digiuno. Un pasto alla settimana a pane e acqua non sconvolge per forza la vostra salute. Conosco una persona che aveva una grave malattia allo stomaco e per questo, grazie alla preghiera, ciascuno di noi scoprì l'anima della... Non digiunava mai. Un giorno, nella preghiera, ha sentito che doveva lanciarsi nel digiuno e il digiuno ha guarito il suo stomaco. Ma devo dire che ogni caso è particolare. Ci vuole molta prudenza per quelli che sono sotto cure pesanti. Spesso ci chiedono: ma perché proprio pane e acqua? Perché non invece delle patate, delle lenticchie o del riso? È semplice. Come ho già detto, tutto è legato all'Eucaristia, al pane di vita. Gesù non ha detto: sono la patata della vita, oppure sono il riso della vita, oppure sono la banana della vita. No, ha detto Gesù: sono il pane di vita. È per questo che mangiamo pane nei giorni di digiuno. Non dimentichiamo mai che Gesù è al centro di ciò che la Madonna chiede. Digiunando a pane e acqua, cresceremo in questa accoglienza del pane di vita e ci apriremo alla vita eterna che ci dà. Questa vita ci riempirà fino a diventare un fiume che irriga il mondo. La Madonna lo ha detto: un fiume zampilerà dal vostro cuore, cari figli, fino al mondo intero. Vedete, se digiuniamo con il cuore, per amore, il nostro digiuno è un splendido atto di misericordia. Il vero digiuno è misericordia, una delle più belle misericordie, perché gratuita. Non sapremo forse mai sulla terra chi abbiamo aiutato. Offro il mio digiuno per la riconciliazione delle famiglie, perché Satana non possa distruggerle? Forse in Australia, a Singapore, in Canada o nell'Africa del Sud, parecchie coppie che avevano deciso di divorziare si riconcilieranno grazie al mio digiuno. Questo lo saprò soltanto in cielo. Offro il mio digiuno per De Giovanni? Forse a New York o a San Francisco, giovani tentati dall'omosessualità, dalla droga, dal furto, oppure ogni genere di perversioni, non si suicideranno e si convertiranno grazie al mio digiuno per loro. Se digiuno per dei malati, forse alcuni malati invece di morire bestemmiando si apriranno a Dio e diranno sì alla sua misericordia. Allora, anche se il mio vicino sta cucinando una super bistecca e profumi alettanti passano sotto la mia porta, oggi resterò fedele al mio digiuno a pane e acqua. Noi non realizziamo i frutti del nostro digiuno sulla terra. Per l'elemosina è più tangibile. Quando porto 1 chilo di zucchero a una vecchietta, ho la consolazione di vedere la sua gioia. Quando visito gli ammalati, faccio del bene in diretta. È gratificante. Ma il digiuno che do al Signore va direttamente dal tesoro della Madre di Dio e lei lo usa come vuole. E questo mi sfugge. Quando arriveremo al cielo, forse migliaia di persone ci diranno: un giorno
Tu avevi l'odore della bistecca che passava sotto la porta e hai deciso di mantenere il tuo digiuno nel venerdì, offrendolo per i non credenti. Ebbene, senza che tu lo sapesti, quel giorno passeggiavo nelle strade di San Francisco e lo Spirito Santo è sceso su di me. Ho visto un'icona del Cristo in un negozio e ho capito nel mio cuore che Lui era il mio Salvatore. Ho trovato la fede e questo mi ha salvato la vita. Ed eccomi in cielo oggi. Un altro mi dirà qualcosa di simile e un terzo e poi un quarto. Forse il nostro digiuno avrà convertito un medico che esce dall'università con la ferma intenzione di fare molti soldi con gli aborti. Il nostro digiuno gli permetterà di avere una rivelazione dallo Spirito Santo sul valore della vita umana, sullo splendore di una sola vita umana. E Maria gli darà un cuore per accettare, per accogliere e benedire anche la vita umana e decidere di rifiutare ogni aborto. E grazie a questo, migliaia e migliaia di bambini non saranno uccisi nel seno delle loro madri. E tutto ciò perché, e nessuno poteva restituirmi la gioia di vivere. Ogni minuto era come un'ora di agonia. Poi mi ricordai del mio Padre Celeste e dissi a me stessa: non lo aspetterò più a lungo, non ci riesco. Ritorno da Lui adesso. Quando è troppo, è troppo. E così ho fatto. Cari genitori, così ho fatto. Sono solo ritornata da Lui. Che cosa farà questo padre quando vedrà sua figlia che ritorna, coperta di ferite, con un cuore che è un'unica grande e sanguinolenta massa di dolore? Ebbene, ecco quello che dirà. Dirà: figlia mia, sei già qui? Non avresti potuto aspettarmi? Oh, adesso capisco. Bene, non stavo facendo nulla in questo preciso momento. Suppongo che ti stessi aspettando. Vieni, figlia mia, guarirò il tuo cuore. E credetemi, quel padre, pieno di amore, l'abbraccerà stretta e a lungo. Farà di tutto per mostrarle che stava aspettando proprio lei e che non aveva null'altro da fare se non amare lei. Trascorreranno lunghi momenti nelle braccia l'uno dell'altra ed il fatto che l'appuntamento sia prematuro verrà quasi dimenticato. Esisterà solo l'amore. Perciò, caro papà e caro mamma, non state male per tutto ciò. Anche per voi l'amore è tutto. Adesso ne sono certa, sono con Dio perché Egli è amore. Vi abbraccio. Ecco la lettera, ecco la parabola. Ma vi devo raccontare la storia per intero perché c'è dell'altro. La ragazza, di fatto, era riuscita ad entrare in possesso di dosi fatali di medicine. E mentre stava elaborando un piano per evitare di essere scoperta prima di morire e dunque essere trasportata in ospedale per venire rianimata, avvertì una presenza che rimescolava il suo cuore. Una sorta di gioia discese su di lei. Era il Signore che la stava visitando. Poteva veramente sentirlo. E quello stesso giorno rinunciò all'idea di uccidersi. E sarebbero mancati solo pochi giorni alla data in cui aveva stabilito di farlo. Alla fine, invece di mandare il suo scritto ai genitori, lo mando a me quando senti che avevo intenzione di registrare una cassetta sulla morte. E mi disse: forse potrà aiutare qualcuno, famiglie che hanno perso dei figli suicidi, o forse anche i giovani che ci stanno pensando, affinché possano rendersi conto che Dio può restituire il gusto della vita. Ritornando alla Madonna, anche lei sperimentò il suicidio di qualcuno che le era vicino, Giuda. Non pensiamo mai alla tortura che la Madonna sopportò al veder Giuda imboccare una cattiva strada.
Lei aveva adottato gli apostoli come propri figli. Poteva vedere che Giuda rubava, che stava organizzando sotto banco i propri affari, che non prometteva niente di buono. Deve aver pregato anche di più per lui. Ora, l'esperienza mostra che più preghiamo per qualcuno e più l'amiamo. È inevitabile. E la Madonna visse la tragedia del suicidio di Giuda proprio nel giorno in cui suo figlio moriva. Tutti e due, uno dopo l'altro. E come molti genitori oggi, colpiti dal dolore per il suicidio dei propri figli, forse si diceva: ah, se soltanto fossi stata lì, se solo avessi potuto dirgli una parola di conforto, una parola sola, solo una, e se soltanto questo, e se soltanto quello, non sarebbe morto. Ed è vero, Maria non era con Giuda quando i sommi sacerdoti lo schiacciarono, lui e il suo denaro. Non era lì quando egli si impiccò, e tuttavia sì. La sua preghiera e la sua amicizia, mistica ed invisibile, per così dire, erano lì. Credo che Maria, nel suo cuore, non abbandonò Giuda nemmeno per un istante. Sapete che Gesù la diede come madre a tutti gli uomini. In quel momento, lei stava ai piedi della croce, sotto la sorgente di acqua viva che sgorgò dal cuore di Gesù. Ed è sempre da questo cuore schiacciato che ella sta consolando adesso tutti coloro che le consegnano oggi le loro sofferenze, coloro che sono tentati di uccidersi. Non è un caso che Maria sia invocata come la porta del cielo, non solo per coloro che ci lasciano, ma ancor di più per coloro che rimangono e sono tormentati dalla tribolazione. Affidandosi a lei, tantissime persone hanno riscoperto la speranza e la gioia di vivere. Forse avrete notato anche voi che a Maria piace fare le sue piccole visite, dare piccoli segni di sé. Se fate attenzione, li vedrete. Oggi più che mai abbiamo bisogno di tenerci stretti alle sue gonne, diciamo, proprio come bambini. Oggi il mondo è così terribilmente schiacciato da ogni genere di minaccia mortale, vedete la distruzione nucleare, ad esempio il terrorismo, il cancro, l'AIDS. Di conseguenza tutti coloro che sulla Terra amano qualcuno non possono non temere che possa succedere qualcosa ai loro cari, che possano improvvisamente essere loro tolti. Una tale insicurezza era costante nella vita terrena di Maria. Pensate un po', dal momento della sua nascita, Gesù fu sottoposto ad una minaccia mortale da parte di Erode. Poi vi fu la tragedia della strage degli innocenti, poi la tensione della fuga in Egitto, con tutti i rischi connessi al viaggiare a quell'epoca, poi ci furono i tre terribili giorni in cui Gesù era scomparso, quando rimase a Gerusalemme all'età di 12 anni, e la sua angoscia di averlo perso. In seguito, durante la via nascosta a Nazareth, è ovvio che il carattere eccezionale di Gesù deve aver causato frizioni con i suoi concittadini. Così possiamo immaginare la sensibilità di sua madre a ogni sarcasmo, alla minima persecuzione, alla più piccola mancanza di gentilezza. Troviamo esempi di questo genere di disprezzo nei Vangeli. Poi, durante la vita pubblica, l'attenzione di Maria al vedere suo figlio spesso deriso, rifiutato e minacciato di morte. Sì, minacce di morte. In un certo senso, sul suo capo pendeva una taglia. Giorno dopo giorno si esponeva al rischio di manifestarsi alle folle sotto l'occhio curioso e geloso di qualche notabile giudeo. Poi, le orribili ore della passione, quando Maria era così vicina a Gesù,
sconvolta dal dolore mentre rimanava al suo fianco durante le 5 lunghe ore in cui lui rimase sulla croce. E dopo la risurrezione non trascorse molto tempo prima che tutto ricominciasse. Ancora una volta c'erano minacce di morte per gli apostoli. Essi erano diventati la sua unica famiglia, i suoi figli affettuosamente amati. E nella Chiesa primitiva, dopo il martirio di Stefano e di Giacomo, anche il suo amico Lazzaro fu minacciato di morte. Dunque possiamo dire che in tutta la sua vita Maria fu immersa nell'imminenza della separazione e di una morte dolorosa. Sto dicendo questo per tutti coloro che temono per la vita dei loro figli o amici, perché non vediamo mai Maria mancare di coraggio oppure disperare. La Madonna ha percorso la sua ammirevole strada con una grazia straordinaria ed è con lei che può sostenerci nella nostra angoscia di fronte alla morte. La conosce molto bene. Possiamo dirle tutto. Lei si è affidata a Dio così tante volte quando tutto sembrava perduto, ma non si è mai ribellata né ha perso la speranza. Insieme a Gesù stava preparando quello che gli ebrei chiamano il mondo che verrà. E noi cristiani lo chiamiamo il regno di Dio. Gli occhi di Maria erano fissi su questo regno che lei poteva già vedere durante la sua vita in Gesù e nella Chiesa primitiva. Ora credo veramente che ciò che ci salva di fronte alla crudele morte di una persona cara, amata, è l'entrare nella medesima speranza del regno che aveva Maria. Se un giorno dovessimo gridare il nostro dolore, facciamolo all'indirizzo di Dio. Non temiamo di offenderlo gridando le nostre sofferenze verso di Lui. La Bibbia è piena delle grida dei profeti, dei santi e di molti altri che a un certo punto hanno detto: adesso basta, ne ho avuto abbastanza. Come diremmo nel linguaggio di oggi, maledetto il giorno in cui sono nato. Potete cercare questi passi per conto vostro. Dio ha sempre ascoltato e consolato. Quando la disperazione diventa veramente insopportabile, non gridiamo mai verso l'abisso, nel vuoto. Questo ci distruggerebbe, ci potrebbe anche uccidere. No, gridiamo a Dio la nostra disperazione, invochiamolo. E per concludere, vorrei leggere un bellissimo testo sulla morte di Mosè, tratto del Devarim Rabbat. Questo è un famoso libro dalla tradizione ebraica. E questo come omaggio a tutti coloro che ci hanno preceduti nel mondo che verrà. I commentatori ebrei, vedete, hanno un modo tutto speciale di descrivere la familiarità tra Dio e le sue creature. Allora ecco. Quando per Mosè venne il tempo di lasciare questo mondo, Dio gli disse: vieni, è giunta la tua ora. E Mosè rispose all'Eterno Dio: Re dell'universo, mi stai dicendo la tua ora è giunta? Dopo tutto quello che ho passato? No, non voglio morire, voglio vivere e narrare le tue gesta. Non puoi, disse l'Eterno Dio, perché la morte è il destino di ogni mortale. Ho deciso che tu non attraverserai il Giordano. Allora Mosè promulgò un digiuno, tracciò un piccolo cerchio e disse: non mi sposterò di qui, che questa sentenza mi venga consegnata. Indosso una veste di sacco, si coprì di cenere e si presentò davanti a Dio con suppliche e preghiere. E le sue suppliche e le sue preghiere fecero tremare i cieli e la terra con tutti gli ordini della creazione. E che cosa fece Dio? Gridò a ciascun tribunale ad ogni porta del cielo: non accettare la preghiera di Mosè, non permettetele di salire alla mia presenza.
perché il giudizio su di lui è scritto.